Caterina Pascarella e sono la presidente di un'associazione Donare Amore con sede in San Felice a Cancello, provincia di Caserta. Questa associazione è nata da poco, pochissimo, un paio di mesi e ha come scopo, come finalità appunto aiutare i bambini, le persone bisognose, disagiate e meno fortunati di noi. In questo momento ho sposato una nobile, nobilissima causa con il console del Benin, dottor Giuseppe Gambardella, che ringrazio vivamente poiché mi ha dato la possibilità di collaborare con lui per la costruzione di un terzo modulo scolastico nella Repubblica del Benin. Il Benin è un piccolo paese dell'Africa dove purtroppo c'è tantissima miseria. I bambini percorrono all'incirca 30 km al giorno, andata e ritorno, per poche ore di studio, sotto un sole rovente e a piedi nudi. Manca l'essenziale, manca l'acqua, manca il cibo, mancano le strutture ospedaliere. Tra l'altro io sono anche insegnante di una scuola primaria in un quartiere molto molto difficile, l'IC3 Parco Verde di Caivano, e pertanto ritengo che l'istruzione sia un diritto fondamentale, un diritto inalienabile che spetta a tutti. Tutti i bambini hanno diritto, insomma, alla cultura, e proprio attraverso la cultura io ritengo che la cultura sia l'arma più potente che riesce a distruggere tutto. E come disse appunto l'attivista Malala, un libro, un bambino, un insegnante, una penna riescono a cambiare il mondo, ed è proprio questo che noi vogliamo tutti insieme, appunto operando sinergicamente, collaborando, accontentare questi piccoli angeli e dare loro il diritto allo studio. Volevo ringraziare vivamente il vicepresidente dell'associazione Donare Amore, che tra l'altro è mio padre, Pascarella Giovanni, il tesoriere, la dottoressa Mina Morgillo, il presidente onorario, mia figlia Marisa De Rosa e Gabriele Blair, che appunto operano con me diuturnamente per la realizzazione di questo progetto. Ringrazio tutte le persone che insieme a me hanno sposato questa nobilissima causa per la realizzazione di questo terzo modulo scolastico nella Repubblica del Benin. Grazie a tutti.